È un passo in avanti importante per il miglioramento del servizio ai nostri concittadini. L'EAV è stata risanata, come sapete, ma a bilancio inattivo, ha fatto nuove assunzioni per 350 giovani da mettere nell'azienda. Abbiamo già acquistato una quindicina di treni nuovi, adesso acquistiamo 40 treni nuovi con il sostegno anche della Banca Europea degli investimenti. Stiamo facendo uno sforzo enorme. L'obiettivo è quello di rinnovare nell'arco di un anno e mezzo tutto il parco dei mezzi pubblici su gomma e su ferro. Ad oggi abbiamo consegnato 24 treni nuovi JETS a Trenitalia, perché il servizio pubblico in Campania è diviso fra Trenitalia ed EA per la competenza regionale. Quindi 24 treni nuovi già consegnati. 15 già immessi in servizio da EAV, con questo finanziamento della Regione 180 milioni e della Banca Europea 70 milioni, acquistiamo altri 40 treni nuovi. L'obiettivo è quello di avere davvero un servizio di qualità europea per i nostri concittadini. Sappiamo che non su tutte le linee abbiamo ancora un servizio all'altezza dell'Europa, sappiamo che c'è ancora una situazione di sofferenza. Un po' di pazienza, ma il programma è davvero molto molto ambizioso e molto concreto. Sapete come me che abbiamo una grande anomalia nella regione Campania. Noi parliamo di EAV, la nostra competenza regionale EAV e Trenitalia per il trasporto pubblico. Questo comparto funziona comunque a bilancio inattivo, fa assunzioni, acquista pullman, treni. Poi abbiamo delle criticità fortissime che riguardano l'ANM, l'azienda del Comune di Napoli, e il CTP, l'azienda della città metropolitana. Ora è evidente che noi non possiamo reggere in questa situazione, cioè non puoi avere un sistema regionale che poi si blocca sulla città di Napoli o sull'area metropolitana. Allora, Potete dare una mano? noi abbiamo già dato una mano ad ANM, perché sapete che l'EAV aveva dei crediti nei confronti dell'azienda, in sostanza abbiamo rinunciato a 11 milioni di euro di crediti per non appesantire la situazione dell'ANM, però il problema è strutturale. Allora, io credo che sia maturo il tempo per fare almeno uno studio su un piano industriale unitario, tradotto in termini semplici, su un'azienda unica regionale, modello Milano per intenderci. Ora qui andiamo piano, senza demagogia, senza vendere illusioni, perché quando facciamo i conti con i bilanci non possiamo affossare magari le aziende risanate per fare operazioni demagogiche. Bisogna fare un piano industriale, avere tranquillità finanziaria. Se il piano regge, se abbiamo le risorse, beh, credo che possiamo avviarci anche in quella direzione. Ma insomma, ne parleremo nei prossimi mesi. Presidente, cosa ha pensato quando ha saputo la notizia del dipendente di ANM che dormiva al parcheggio Brin e tutto quello che è successo ieri con un trasporto pubblico su gomma, ieri praticamente fermo? È una notizia che apprendo da lei, come lei può immaginare. Io non è che seguo. Immagino che fosse un dipendente molto stanco, aveva mangiato molto alle feste di Natale, era pieno ancora di struffoli, aveva avuto una digestione pesante. E che devo pensare?